Signori, io lo so che è tardi, ho finito la live, è mezzanotte e 44, sto iniziando a registrare adesso. È mezzanotte e 44, ho finito la live un'oretta fa, più o meno, un'oretta e qualcosa. Abbiamo fatto la seconda parte di Albedo, scusate se parlo piano ma è tardi, non voglio ammazzare, cioè svegliare tutto il vicino. Quindi parlerò un po' più piano, poi alzo il volume di registrazione, non vi preoccupate. E sono tipo preso benissimo per quello che è successo nella seconda parte della quest di Albedo. A schermo poi metterò magari qualche pezzo, eccetera, ma posso fare poco perché non ho, essendo stato in live, non ho potuto registrare le cutscene, eccetera. Ci sarò io in mezzo, quindi prenderò magari delle ispezioni della live e ve li metterò a schermo o faremo magari un vlog così parlandone e basta. Tanto chi l'ha fatta sa di cosa sto parlando. E voglio dirvi cosa ne penso, cosa succede, quanto mi è piaciuta la cosa e cosa ho visto, eccetera, cosa ho capito della quest. Allora, abbiamo portato a termine la quest in live. Scusate se mi vedete guardare così, ma è perché cerco di capire se mi sta inquadrando bene. Scusate le luci. È camera mia di notte senza il green screen, cioè nel senso, non è più la stanza che avevo una volta, ve la metto adesso un attimo così per farvelo vedere. Perdonatemi, non ho la possibilità adesso di farlo. Comprerò con poi luci appena possibile. Ho preso la webcam nuova, spero si veda. Grazie per tutto il supporto. Pian piano facciamo tutto. Comunque, Albedo. Albedo, c'è scritto nel titolo, però mi raccomando, questo pezzo di video lo dovete guardare solo se avete fatto la seconda parte della quest di Albedo, altrimenti spoiler ragazzi, quindi non guardatelo più se non vi interessano, cioè se vi interessa sapere le cose e non volete spoiler, mi raccomando. Da adesso in avanti parliamo di cose. Sono stanco, sono molto stanco, sono provato, ma ce la faremo. È successa tanta roba insieme. La seconda quest è stata abbastanza divertente, nel senso che c'erano molti dialoghi, quindi era abbastanza spedita, non c'era tempo da perdere. C'era qualche momentino in cui si parlava in giro, si correva, ma non, niente di stato di problematico, tutto molto scorrevole. C'è stato un combattimento contro il Whopperflower, molto, molto interessante, robetta già vista, ma comunque carina l'idea. E c'era tutto, insomma, c'era una meccanica quantomeno abbozzata, diciamo. Bello tutto, ma la chiave di tutto, Albedo, mamma mia. Vi dico quello che ho capito. Nei commenti ditemi cose in più, se ho capito male, se non. Io vi dico quello che ho capito. Rene Dottir, la creatrice, Gold, l'alchimista Gold, ha creato Albedo, lo sappiamo. Ha creato Durin, lo sappiamo. Ma prima di fare questo Albedo, aveva creato un primo progetto, il suo unicorno. Il primo Albedo fu un progetto fallimentare. Quindi, per disfarsene, lo fece mangiare a Durin, cioè nel senso per farlo sparire, per fare sparire le sue tracce, lo diede in pasto alla sua bestia creata, che era Durin. Questo Albedo, però, all'interno di Durin non era morto, non era stato fagocitato e quindi ucciso, era semplicemente dormiente. Quando Durin è poi morto in Dragonspine, infettando tutta Dragonspine, Albedo, questo primo Albedo, questo primo prototipo, diciamo fallito, è riuscito a uscire. E da quel momento, con Albedo, quello vero, quello che abbiamo noi, quello col simbolino qua sul collo, presente su Dragonspine, già presente su Teyvat, eccetera, già esistente, ha iniziato a provare una profonda invidia per quello che era un progetto riuscito e finito. Durante la quest ci fanno notare come questo simbolo che ci sia sul collo sia un marchio, come di completamento del lavoro, ma anche un qualcosa che vada a far ricordare all'entità se stessa, o comunque alla creatrice stessa, quindi l'alchimia in generale, che comunque sia una replica, che non sia una perfetta forma umana replicata, ma che ci sia comunque qualcosa di imperfetto in tutto questo. Questo Albedo, il primo Albedo, quello che è l'impostore a tutti gli effetti, ha preso quindi il controllo della vita di Albedo in un certo senso, ha preso le sue ricerche, si è identificato in lui, invidioso di questo suo aver, diciamo, completato il tutto, essere vivo, essere accettato da tutti, eccetera. Ha preso questi lavori e attraverso la sua alchimia ha creato poi quello che è l'impostore che noi andiamo a affrontare. Quindi, se ho capito bene, il secondo, cioè noi abbiamo un altro Albedo, che è il primo Albedo da dover affrontare o comunque da dover chiarire. Manca ancora una parte di quest. Il video lo pubblicherò in giornata, quindi arriverà la quest arriverà sabato. Questo video arriverà venerdì. Probabilmente sposto quello di Cici, perdonatemi, ma farli uscire due lo stesso giorno non ha senso. Questo mi sembra più importante. Cici lo sposto sabato. Va bene. Poi domenica arriva anche un meme. Robe. Quindi cosa è successo? Lui ha preso Albedo. Vado a ruota libera, raga. Vado così, tanto è tutto un po' rudimentale in questo momento. Ha preso quindi tutte le ricerche, eccetera, ha creato questo Whopper in modo che potesse seguire Albedo, ma con un'idea imprecisa. L'ha fatto senza il simbolo sul collo, perché quel simbolo non era
Comunque, cioè, come vi ho detto prima, era qualcosa che rappresentava anche una sorta di imperfezione. E lui voleva, non, nella sua invidia, anche rappresentare qualcosa di perfetto. Quindi non è stato un errore, come ci viene detto nella, diciamo, nella quest inizialmente, ma è stato qualcosa di volontario, come ci viene poi detto nella quest dopo, di volontario del fiore, comunque della manipolazione di Albedo, per rappresentare qualcosa di perfetto. Come se fosse uno smacco all'alchimia perché lui è riuscito a fare qualcosa che gli altri non sono riusciti a fare, anche se chiaramente poi lui è il progetto indietro tecnicamente, no? Quindi Albedo è quello migliore. Questo però è fantastico. Tutto dà un senso perché nella spada, nella Cinnabar Spindle che ci hanno regalato, che abbiamo ultimato con l'evento, c'era scritto, nella prima parte ce ne siamo accorti ma non capivamo, c'era scritto di portare avanti il suo compito, parlando Rinne Dottir che parlava ad Albedo a questo punto, e di portare avanti diciamo, il progetto, la visione di questa filosofia dell'alchimia, eccetera, dove il suo fratello più anziano, Elder Brother, il suo fratello più vecchio, non era riuscito a portare a termine questa cosa. Quindi era lui il pensiero, e quando diceva Brothers, a meno che non ci siano poi altre cose che potremo solo vedere nella prossima parte di quest, significava semplicemente che erano Albedo, il primo progetto fallito, Durin e poi Albedo. Quindi Rinne Dottir ha lasciato una sorta di eredità ad Albedo nel riuscire a portare a compimento quella che è la sua visione, il suo sogno, per salvare appunto i suoi sogni e poi l'alchimia in generale, quindi riuscire dove i suoi fratelli hanno fallito. È meraviglioso. Sto mangiando le patatine, una cosa di... È meraviglioso. Mi è piaciuto un sacco. Mi è piaciuta veramente un sacco questa cosa. La quest in generale c'erano dei dialoghi un po' banali, c'era la storia di Bennett che nuovamente è sempre sfigato e quindi c'è le cose da capire. Pff, è un po' ridondante, stanno facendo diventare, secondo me, l'ho già detto in live, un personaggio figo come Bennett, perché è un bel personaggio, c'è cioè un bel design, una bella storia, un bel carattere, fatto bene, disegnato bene, fatto tutto bene. Lo stanno banalizzando con questo voler continuare a puntare su sta roba della sfiga, che magari poi avrà una bomba di lore, però per adesso è solo una roba che diventa nauseante. Bella la cosa del disegno, ci siamo divertiti un sacco, è stato figo, è stato divertente vedere sta roba Paimon, poi disegno Paimon Alisa, bellissimo, fantastico, e mamma mia Albedo che pittore, e tra l'altro ci è venuta anche un'idea, ma va bene, Albedo era quello vero in quel momento, però Albedo riesce a creare dai suoi disegni qualcosa. Io non vorrei che con l'idea che Paimon era il suo soggetto in quel momento e noi saremmo dovuti essere il prossimo soggetto, ma per adesso ce ne andiamo perché dobbiamo continuare a aiutare la gente nell'avventura che stiamo vivendo a Dragonspine in questo evento con gli avventurieri. Però poi avrà una bozza avrà una bozza del Traveler. Non voglio neanche pensare. Non voglio, non voglio. Perché poi vado fuori di testa e comincio a fare le teorie. Se avete visto il video di Paimon, se non l'avete visto, guardatelo perché mi è piaciuto un sacco fare quei video. Mi sono proprio divertito. È pane per i miei denti le teorie così a perdi testa. Si dice per di testa, non lo so. Comunque, signori, era un video breve, credo. Sì, poche. Minchia, breve il cazzo. Comunque, vabbè, breve, vi ringrazio per averlo visto. Grazie, grazie, grazie. Guardate i video nel canale, guardate la descrizione, guardate sempre tutto. Mi raccomando, non mi sto a spammare le solite cose. Se avete piacere, iscrivetevi, mi date un grande supporto, anche solo con l'iscrizione, che è proprio un click. Mettete like, così magari il video viene più visto e quindi riusciamo a magari a spingere alcuni contenuti che ritengo validi, che magari voi ritenete validi, e quindi far crescere un pochino più tutto. E poi, mi raccomando, ci vediamo in live martedì sera 20:30, giovedì sera 20:30. E sabato sera 20:30. Questo sabato, cioè domani, uscirà la nuova storia del Albedo, quindi ce la godremo in live l'ultima parte. Se avete piacere come me di speculare su queste cose, venite, 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 perché ci godiamo la storia in live. Una volta finita quella, se non c'è casino di fare, se non sono mille discussioni, se non diventano le 4 del mattino, vi faccio vedere anche un pochino di Endwalker, l'ultima parte, l'ultima espansione di Final Fantasy XIV che esce tra 8 o 9 ore. Domani io mi ci infogno, tipo che perderò il sonno. Comunque, signori, grazie ancora e buona continuazione e speculate con me. Speculate con me in questa penombra. Ciao.